Buongiorno, bentornati all'informazione del TG Med. Subito in apertura l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto un comitato d'affari che per anni, anche attraverso la corruzione di politici e dirigenti pubblici, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha pilotato gli appalti dei grandi eventi in Sicilia. Sono 17 le persone finite in manette nell'arco delle ultime ore, 40 sono gli indagati. 12 di queste 17 persone sono in carcere, 5 agli arresti domiciliari. L'organizzazione si sarebbe appropriata anche di fondi comunitari destinati invece al finanziamento di progetti per la formazione professionale. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Palermo. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato il capitale sociale e i beni di 5 società e denaro riconducibile agli indagati per un valore di 28 milioni di euro. 50 le perquisizioni eseguite nelle abitazioni e negli uffici delle persone coinvolte, che sono anche accusate di corruzione, illecito finanziamento ai partiti, frode fiscale e truffa. Tra le persone coinvolte, ed è uno dei primi nomi che sta filtrando in queste ore, il senatore del PDL Francesco Cascio e altri politici. In questo momento è ancora in corso una conferenza stampa presso la Procura di Palermo. Sono circa 500.000 gli studenti che questa mattina, con la prima prova di italiano, hanno iniziato l'esame di maturità 2013. Anche quest'anno l'invio delle tracce delle prove scritte è avvenuto per via telematica e non attraverso i fascicoli cartacei. Per i candidati il solito ventaglio di scelte, analisi del testo, tema storico, tema d'attualità. La seconda prova scritta si svolgerà domani, mentre la terza e ultima è in calendario per lunedì 24 giugno. Non si ferma l'ondata di sbarchi di clandestini a Lampedusa. Altri 97 migranti sono appena approdati nell'isola dopo essere stati soccorsi dal mercantile Ice Ranger a 105 miglia a sud dell'isola, in acque libiche. I profughi sono stati poi trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera che li hanno condotti in porto. Nel centro di prima accoglienza si trovano intanto in questo momento oltre un migliaio di extracomunitari. In giornata sono previsti una serie di trasferimenti con un ponte aereo. Torniamo alla cronaca. Medici, infermieri e paramedici dell'ospedale Maggiore di Modica favorivano imprese funebri segnalando i casi di malati terminali o in fin di vita. A volte invece permettevano le dismissioni di pazienti già deceduti, attestando falsamente che fossero ancora vivi per evitare l'iter burocratico che prevede un periodo di osservazione nel nosocomio di almeno 15 ore. Per permettere di essere celermente avvisata, la società di onoranze funebri dava ai loro informatori un cellulare di servizio. Sono 2 i medici che sono finiti in manette. È stato aperto il cantiere per la demolizione dei 3 ecomostri che dovrebbe avvenire tra domani e venerdì al Lido Rossello di Realmonte, in provincia di Agrigento. Le ruspe stanno entrando in azione dopo l'abbattimento del gigantesco immobile che invece sorgeva sulla spiaggia della Scala dei Turchi. Determinante è stato per entrambi i casi l'impulso, dopo decenni di silenzi, della Procura di Agrigento, che ha inviato una ingiunzione al Comune pena l'incriminazione per omissione in atti d'ufficio e favoreggiamento dell'abusivismo edilizio. Per il momento è tutto, noi torniamo in vostra compagnia più tardi.